cioè profilo del paziente che viene ricoverato, è profondamente mutato negli ultimi anni. Diciamo che si parla, si dice invecchiamo, secondo paese al mondo per invecchiamento, eccetera, eccetera, però in realtà nell'immaginario collettivo questo non è ancora veramente, a parte chi ne fa esperienza diretta, personale, non è, cioè pensiamo, continuiamo a concepire l'ospedale come il posto per acuti, il posto dove va la persona che ha l'incidente stradale piuttosto che ha l'infarto, cose di questo genere. In realtà il profilo epidemiologico in generale è ormai mutato, nel senso che nella stragrande maggioranza dei reparti, ma non dico solo le medicine o le cardiologie, intendo dire anche le chirurgie, noi assistiamo a pazienti che sono anziani e o con multipatologie croniche, per cui in medicina finisce una persona mediamente che ha intorno agli 80 anni, perché queste sono le medie, che ha il diabete, ha l'ipertensione e ha una polmonite. Oggi al trentenne che succede una cosa di questo genere non va neanche in ospedale, perché sta a casa, fa la cura antibiotica e se la cava. Invece l'ottantenne che ha il diabete e l'ipertensione ha la necessità di essere ricoverato. Quindi l'aumento della durata media, il dottor Reitano si riferiva alla durata media della degenza, cioè il numero di giorni in cui uno sta in reparto rispetto alla sua patologia, perché sapete che il sistema dei DRG individua per ciascuna patologia il numero di giorni standard in cui dovrebbe stare. Invece qua succede, ma non è che succede solo qua, cioè succede in tutta Italia, no? Quando fate gli articoli sui pronti soccorsi, quello che vi dicono che cos'è? Che il pronto soccorso è pieno di persone anziane che aspettano un letto per essere ricoverate. Perché aspettano un letto per essere ricoverate? Perché il letto è occupato da altri anziani che sono entrati prima e che non stanno il tempo previsto dal DRG, ma stanno di più, e quindi si crea un imbuto tale per cui non se ne esce. Allora, probabilmente in questo territorio questi tempi sono anche determinati dal fatto che intanto è una popolazione mediamente anche più anziana di quella della regione, e in più può sembrare un po' un paradosso, ma dalla grande offerta di tra virgolette posti letto, no? Che quindi inducono un po' questo. Il tema vero è veramente creare un continuum tra l'ospedale, il territorio, ma anche in entrambi i sensi, cioè sia in quello che entra in ospedale e poi deve ritornare a casa, ma anche in quello che è ad esempio in RSA e dovrebbe andare in ospedale, quindi magari cercare di capire come organizzare le cose. Poi ci sono tante sperimentazioni in corso, e quindi bisogna anche trovare delle forme nuove, perché la forma classica in cui uno va in ospedale, che stava bene fino al giorno prima, va in ospedale, esce e sta bene, e quindi non c'è più. Con i tempi esatti del non, non c'è più. È uno su 100. Cioè, esatto, è una percentuale minimale.